Lei ha conosciuto certi macellai che si chiamano Sciacca, i fratelli Sciacca? Sì. Dove li ha conosciuti e se li ha frequentati? Li ho conosciuti perché fino al 63 avevamo una macelleria noi altri. Ancora il telefono di questa macelleria spunta alla buon'anima di mio padre. E macelleria che poi abbiamo venduto ed era in via Messina, angolo del rotolo, non solo se lei lo sa. Sì, sì. E di fronte a piazza, proprio a piazza Duca de Camastro, quello che si chiama, di fronte c'era la macelleria di questi Sciacca. E lei sa questi fratelli Sciacca da dove provenivano come origine? Da Alcamo. Lei sa se hanno avuto problemi con la giustizia questi fratelli Sciacca? Sono venuto a Catania perché avevano problemi di sorveglianza. Ecco, sa se a parte i problemi di sorveglianza se abbiano avuto problemi più seri della sorveglianza? Ma allora so che erano stati processati, non lo so per che cosa, comunque fu una cosa eclatante perché scese il professor onorevole Leone a difenderle e allora se ne parlò tantissimo di questo fatto di Leone. E il processo come andò poi? Mi sembra che furono assolti. Lei ricorda di aver festeggiato con questi guarda, signori? Guarda, presidente, mi scusi, dico io. No, avvocato, mi scusi. No, dico, solo so, proprio dalla pertinenza, dico, riguardante l'imputazione, non è un'opposizione alla nostra, poi sollecito alla Corte, poi eventualmente scusi, a regolarsi, dico, sotto il profilo della pertinenza. Perché sono dichiarazioni dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che riguardano. Scusi, scusate, ma non ci sono, mi problemi. Pare che non è centrata nella sua osservazione neanche quella del pubblico ministero. Ma posso la valutazione, lei può chiedere anche la sospensione dell'esame, consultare con il suo assistito e sconsigliarlo, avvocato, ma opposizioni non sì, mi pare. Presidente, che non... ma infatti non ne facciamo, non ci sono problemi. Dottor Bertone, quello che ho sentito che ha detto il collaborante Gran Cagnolo, che dice che siamo andati io e lui a comprare una bottiglia di champagne e poi siamo andati dagli Sciacca a festeggiare, ha detto così. Innanzitutto io quel periodo nemmeno sapevo che esisteva lo champagne, al massimo sapevo che esisteva la gazzosa in quei tempi. E poi perché che periodo erano? E se parla di lui di queste cose, io ero un ragazzo, 14 anni, 15 anni, 16 anni, nemmeno sapevo che esisteva. È stato quel periodo che io avevo questa macelleria, quindi nemmeno sapevo che esisteva lo champagne. Ma seconda cosa, ero talmente ricco io che con la fame ci chiamavamo di tu, quindi io lo champagne non lo potevo comprare, ma perché non lo comprava lui? Ma io quel periodo a lui non lo conoscevo, quindi ha detto solamente una fesseria. Comunque lei ha saputo di questo processo? E certo che l'ho saputo, i Sciacca frequentavano il mattatoio comunale di via Zurria come lo frequentavo io. Lei sa poi gli Sciacca o qualcuno degli Sciacca dove è stato assunto, presso quale imprenditore è stato assunto? No, io poi non l'ho visto più perché quindi non sa, abbiamo venduto la macelleria e quindi la nostra abbiamo venduto e quindi io non lo so che fine hanno fatto questo. Lei che rapporto ha con Calogero Campanella? Calogero Campanella io lo conosco perché sono cresciuto nello stesso quartiere e poi veniva a scuola con me. Che tipo di scuola avete fatto assieme? Lui si ritirò subito, fece il primo anno. Non andava? Lui un anno solo e se ne andò, io invece continuai. E quindi l'ho conosciuto. Il padre del Campanella, nel quartiere dove abitavamo noi, era una persona conosciutissima, nota, perché era colui che apriva il fontaniere, cioè era colui che apriva l'acqua in mezzo alla strada dei tombini per venire a casa. Quindi si cercava sempre il padre del Campanella per fare il favore di aprire presto, quando apriva, quando chiudeva, quindi queste cose. E a Campanella l'ho conosciuto. Ma Campanella o la moglie del Campanella è stata testimone di nozze del suo matrimonio o viceversa? La moglie del Campanella. Eh?
Sì, però dobbiamo chiarire una cosa, dottore Berton. La signora Mariolina è stata mia testimone di nozze, però non era sposata con Campanella, era ancora la signora Vecchio. Questo è avvenuto perché sotto casa mia, Viale Vittorio Veneto, abitava la suocera. L'amicizia della mia famiglia, delle mie sorelle, mia, era con la suocera della, con la prima, con la suocera prima della, con la signora Vecchio, cioè con la mamma della... del signor Vecchio. Quindi mi doveva fare testimone la signora, che eravamo in buona amicizia, dice te la fa mia nuora. Quindi quando mi fece il testimone a me la signora Mariolina nel 79, 10 gennaio, era signora Vecchio, non era sposata con Campanella. Questo non toglie nulla, perché me l'avrebbe potuto fare anche Campanella, siamo cresciuti assieme, questo non toglie nulla. Però se dobbiamo chiarire la cosa, la signora Mariolina era signora Vecchio. Lì conosce due persone che si chiamano Rocco e Gino Inserillo o Inserillo, qualcosa di del genere? Inserillo sono miei coimputati. Dove sono i suoi coimputati? In un processo per associazione a Gela. Ah? In un processo per associazione a Gela e a Leopardo. Lei sa dove abitassero queste persone? Dove abitassero non lo so, so che abitavano al nord a cure di queste fratelle. E con un fratello di questo qua ci sono stato nella stessa cella per circa 2 mesi, e mi diceva che era stato al carcere a Re Bibbia, che usciva in permesso, e mi raccontava queste cose. Poi non sono uso io a parlare con detenuti dentro i carceri. Ecco, lei li ha conosciuti perché sono suoi coimputati, solo perché sono stati chiamati in causa assieme a lei, oppure li conosceva prima? No, io non lo conoscevo prima. Ecco, e lei ha detto lavoravano o comunque stavano al nord. Al nord lo sa dove esattamente? Senta, lui mi diceva che abitava a Roma. Questo Antonio il Grande, con gli altri io non c'ho... No, questi Rocco... E ma non so nemmeno se c'è un fratello Rocco. Io conosco uno Bassino e l'altro Antonio, perché è stato nella mia cella. E, mi, e questo, che... mi scusi, questo Gino, io ho fatto due nomi, Rocco e Gino Inserino. Non lo so se si chiama Gino o si chiama lui. Al processo Leopardo c'erano tre fratelli, Renzivillo, uno Antonio è stato con me nella stessa cella e quindi le posso dire sicuro. L'altro è uno magro che era stato in galera ed era uscito da poco, e può darsi che si chiama questo Gino Luigi, non lo so. E lei non lo sa dove esattamente dove risiedessero? Al nord, per Antonio sono sicuro, me l'ha detto lui, a Roma. L'altro che risiedesse a Gallarate o comunque in quella zona non lo sa dove abitavano questi qua. Mi scusi, sono fratelli tra di loro questi Rocco e Gino? Sono fratelli tra di loro? Dottore Bertone, penso di sì, conoscendo per nome Gela, non lo so, ma penso di sì. Lei conosce Fiorito Salvatore? No. Neppure tu di Basetta non lo conosci? No, questo qua l'ho sentito dire quasi. Lei che rapporti ha con i suoi nipoti, Tusa Lucio e Tusa Francesco? Finché io ero libero e prima di sposarmi erano rapporti da fratelli, perché io sono cresciuto a casa di mia sorella, perché mia madre è morta che io avevo 2 anni, e quindi sono cresciuto con le mie sorelle.
dopo nel 79 mi sono sposato e mi sono allontanato, e da quando sono stato latitante dall'83 e i miei nipoti non le ho riviste più. Perché lei la latitanza l'ha fatta fuori dalla Sicilia, mi pare di capire, o no? E oltretutto non avevo, io stare 9 anni latitante, dottore Bertone, sono stato 9 anni latitante perché non ho frequentato i miei familiari, non ho frequentato bar, non ho frequentato pregiudicati, non ho frequentato il locale malfamato, se no mi avrebbero preso dopo 3 giorni. E quindi dall'83 non li vede i nipoti Tusa? Li ho visti qua a carcere. Dico, al di là di questa esperienza giudiziaria non li avevo visti? Non l'ho visto più i miei nipoti. Lei sa che attività svolgono? So che uno lavorava con i camion. Lei conosce il titolare di un negozio di mobili, Mobile Cap, in Viale Africa? È suo parente? Come negozio io non ne conosco. Se lei mi dice il nome, io gli posso dire sì o no. Un certo Giacomo. Come? Il cognome è agli atti, in questo momento non me lo sto ricordando io, comunque è uscito fuori questo cognome. Giacomo io ne conosco moltissimo. Giacomo che si occupa di mobili? No, guardi, io non lo so, quando io conosco un Giacomo, più di uno, se mi dica il cognome, io gli rispondo, non c'è problema a risponderci, dottore. Se è quello che ha detto il pendito, Ursino. Ecco, sì. Oh, il dottore Bertone, ecco, cioè, ma lei più attento di me. Rispondo, sono qua per rispondere. Appunto. Giacomo Orsino l'ho conosciuto io negli anni 70, perché se la faceva nel bar dove me la facevo io, in Viale Vittorio Veneto, aveva un supermercato di negozio di mobili, non ne so io. Poi nel 78 incontrai la sorella, perché questo non si vede più in giro, la sorella che aveva un tabaccaio, gestiva un tabaccaio. E gli chiese notizie del fratello e mi disse che era morto il padre, e all'estero abitava il padre, non so dove, e che gli aveva lasciato un'industria e che se l'era diviso il fratello con la sorella e che lei veniva qua e andava là perché aveva la famiglia qua ancora per trasferirsi, non so dove, mi ha detto. E poi non ho saputo più niente di questo Giacomo. Quello che so è questo. So solo che avevano un'azienda, aveva il nonno, paterno, materno, non lo so, aveva un giardino di arance a Lentini, a 100 metri, 150 metri, dove io avevo il rifornimento di benzina, e quindi lui veniva là a fare il rifornimento. E sia il nonno che l'Ursino, perché era l'unico rifornimento in quelle zone fino a Catania, dove c'era il distributore di gas GPL, ed era mio quel rifornimento a Lentini. Prima di entrare a Lentini, sulla sinistra, dopo la strada alberata, dopo i Polle, il famoso ristorante là dei Polle, sulla sinistra c'era il distributore di benzina con barre. Veda, quando il signor Pattarino, che io ho conosciuto nelle aule di giustizia. Sì, le domande, signor Madonia, quando le faccio le domande risponde. Sì, non glielo ho chiesto. Va bene, parli, dottore. Scusate se mi intrometto. A questo punto dovremmo sospendere, però. Le 14. Presidente, credo che non ci siano molte domande, ma poi l'avvocato Antille dovrà intervenire, presumo, no? Presidente, qualche minuto soltanto. Proprio qualche minuto. Presidente, io sto per finire. Allora, sino alle 15. E quindi con Giacomo quando non l'ha più visto, diciamo.
Mi pare di aver capito che Giacomo aveva un supermercato. Aveva un supermercato quando l'ho conosciuto io a Barriera, via le strade non sono pratico, via Pietra dell'O, c'era un negozio, un supermercato grande, e poi c'era questo supermercato suo, non mi ricordo dove. E poi non l'ha più rivisto, diciamo. Nel 78 non l'ho, fino al 78 l'ho visto, poi non l'ho visto più. Lei a Totorrina lo conosce? Mai visto. Luigi Ilardo chi è? Mio cugino Buonanima. Perché Buonanima? Perché è morto. Lei lo sa quando è morto? Un mese fa, due mesi fa, non lo so, circa due mesi. Lei si ricorda dove era quando è stato ucciso? Dove ero chi? Lei. Al carcere di Cuneo. Quando è stato ucciso Ilardo? Sì. Non era a Rebibbia? O era a Cuneo? O ero a Rebibbia, forse per sentire pentito, o ero a Cuneo, non mi ricordo. No, no, lei era a Rebibbia, fece delle dichiarazioni spontanee il giorno dopo, non se lo ricorda? Sì, a Rebibbia, può darsi che ero a Rebibbia, certo. E quanto l'ha saputo che è stato ucciso? In aula. Quel giorno stesso, a Rebibbia? Quel giorno stesso, l'avvocato me lo disse. Lei lo sa perché è stato ucciso? No, guardi, io con mio cugino, con questo mio cugino, siamo stati sempre come fratelli, perché quando è morta mia madre, mio padre non c'era, ci ha preso a casa sua, a me e alle mie sorelle, questo mio zio, il padre di questo mio cugino, quindi siamo cresciuti assieme. Poi lui nel 79, mi sembra, 79-80, adesso non sono sicuro, è stato latitante per un sequestro di persone ed è stato condannato, e quindi io non l'ho visto più. Poi nell'83 mi hanno arrestato a me, poi lui dice che usciva insieme a libertà, non lo so come usciva, e quindi non abbiamo più avuto contatti dal 79. Quale sequestro era stato? Ma nelle Puglie mi sembra che, no? Io preciso non ce lo so dire, nelle Puglie, fu accusato nelle Puglie per un processo. Lei conosce Tuccio Salvatore? Come? Tuccio Salvatore, no, lo conosce? Non conosco Tuccio. E per quanto riguarda questo sequestro delle Puglie, non ricorda la vittima? No, io non so queste cose. Non ricordo. È stato che poi mio cugino era innocente. È stato accusato di questo sequestro di persone. Ecco, 16 anni mi pare che ha preso. E non ricordo nulla di questa vicenda? No, anche perché non mi interessava, non erano cose che mi interessavano. Senta, lei ha parlato del negozio di Franco Romeo. Ricorda a che distanza si trovava rispetto agli uffici di Graci il negozio di Romeo? A che distanza è non lo so, le posso dire come sono combinate. Gli uffici di Graci erano al viale Vittorio Veneto sopra il palazzo della Vespa, mentre l'abitazione l'aveva su via Gabriele D'Annunzio, mi sembra, sempre sul palazzo della Vespa, anche perché quel palazzo lo costruì il signor Graci. E venendo in giù verso la stazione c'è via Gabriele D'Annunzio, c'è via Milano, via Firenze, all'angolo di via Firenze. All'angolo di via Firenze. Senta, lei ha mai saputo di attentati o di minacce subite dal Graci nell'81-82? Comunque no. Agli inizi degli anni 80. No, io non ho mai saputo di queste cose di Graci. Aldo Ercolano lei l'ha mai conosciuto? No. Vincenzo Santapaola, no, nipote di Benedetto. Questi ragazzi non lo conosco, non l'ho mai visto. Io ho finito, Presidente. Potete un dille? Sì, sente, signor Madonia, lei da quando è stato arrestato è stato sempre sottoposto a regime differenziato dal 41 bis? Sì. Ininterrottamente? Ininterrottamente, sì. Senta, stamattina lei è stato condotto a Messina, per quale ragione? Perché ho avuto un attacco di angina pectoris di cui soffro e diversi giorni fa il cardiologo del carcere mi aveva
aveva richiesto delle analisi, e analisi che non mi hanno potuto fare in questo carcere perché non ci funziona nemmeno l'elettrocardiogramma. E allora stanotte ho avuto di nuovo questo attacco, stamattina alle 8:10 mi hanno portato al centro clinico di Messina dove mi hanno riscontrato questo avvenuto infarto, e però dovevano farmi una... termine tecnico adesso non ricordo come si chiama, ma siccome io volevo essere interrogato ho messo la firma e sono ritornato. Lei assume farmaci di emergenza? Sì, porto il cerotto per il cuore per aumentarmi i battiti e prenderò 12-13 farmaci al giorno. Senta, vuole ricordare l'anno esatto in cui lei si è diplomato, se se lo ricorda? 69-70. In quale istituto? Cannizzaro, Catania. Senta, nel 1974 lei ha detto a domanda al pubblico ministero di aver lavorato per la ditta Graci. Fino al 74. Vuole dire esattamente nel 74 dove ha lavorato per quanto ha detto Graci, se se lo ricorda? Ho lavorato in campagna, in quello di Raddusa, il pubblico ministero ha detto Aidone, è la stessa cosa perché ricade su quel territorio. Prima ho lavorato a Gibellina, sulla ricostruzione di Gibellina ho fatto dei muri e delle baracche. Prima ancora, dopo, a Santa Ninfa abbiamo fatto un rimboschimento. Senta, lei è stato latitante, diceva, dal 1983, mi sembra, al 92. 19 ottobre 1983, sì. 6 settembre 1992. Vuole dire alla Corte quali regole di cautela lei adottava per mantenersi così immune da controlli? Mi vuole ripetere un attimo? Stare solo con mia moglie e i miei figli, allontanare tutti i parenti, non frequentare pregiudicati, fare una vita normale uscendo la mattina andando a lavorare e via dicendo. Senta, lei ha mai subito fermi di polizia da solo o con altri? No, io in vita mia non ho mai avuto, in 50 anni che ho, non ho mai avuto un fermo di polizia né con pregiudicati né da solo. Ha subito, dicevo poc'anzi, e abbiamo acquisito anche i documenti, dei processi per traffico di stupefacenti. Fino ad ora questi processi come sono conclusi? Sono stato assolto. Senta, parlando un secondo del processo Leopardo di Caltanissetta, lei può dire alla Corte quanto è durato tra indagini preliminari e dibattimento? Il dibattimento è durato 2 anni. Sono stati sentiti molti testimoni? È circa 30. E molti collaboratori di giustizia? E circa 30, io parlo come collaborante, 30. Tra i collaboratori di giustizia che lei ricorda c'erano Patterino, Grancagnolo e Trainito? Trainito e altri due che li chiamò la buonanima dell'avvocato Famà, e Cosentino mi sembra che si chiamava uno, Cambria un altro. C'era anche Leonardo Messina? Leonardo Messina, sì. Che ha reso quella dichiarazione di cui lei parlava poc'anzi? Sì, e disse che non aveva mai sentito parlare che io avevo fatto mai traffico di droga. Senta, le sono mai state contestate intercettazioni telefoniche attinenti il traffico di stupefacenti? No, né del traffico di stupefacenti né di altre cose, perché io non ho mai parlato al telefono e non avevo modo di parlare. Senta, durante le perquisizioni eseguite nella sua casa sono mai state trovate sostanze stupefacenti oppure strumenti atti al taglio oppure denaro in misura ingiustificata o armi? Mai. Quando sono stato arrestato sono stato trovato con addosso 65 milioni. 65 milioni che mi hanno denunziato la procura antimafia di Venezia, e in primo grado mi hanno condannato a 1 anno e 6 mesi e la confisca dei 65 milioni. In appello, la Corte d'Appello di Venezia mi ha assolto ritornandomi, dissequestrandomi 65 milioni più una macchina che mi avevano sequestrato. Che attività svolgeva durante la latitanza? Ho dimostrato che io facevo il commercio di oro. Lei ha presentato regolarmente durante la latitanza il modello 740? Fino al 92 io presentavo la dichiarazione del reddito. Ha conosciuto un tale Comis Giovanni? No, non so nemmeno chi è Comis. Rapisarda Marcello? No, no. Caudullo Giuseppe? No. Scudo Rosario? No.
No, no. Cambria Giovanni? E se è questo pentito? Io non c'ero quando l'hanno chiamato la buon'anima dall'avvocato Famà, però io so che era un pentito. Ma l'ha conosciuto lei prima? No, 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 io non lo conosco. Di Paola Rocco? No, no, assolutamente. Malvagna Filippo? Mai. Pulvirenti Giuseppe l'ha conosciuto? Sì. Quando e come? Pulvirenti Giuseppe l'ho conosciuto nel 1983, non so se è stato nel mese d'aprile o maggio, comunque è stato quando è successo l'eruzione dell'Etna. Io ero amico intimo di un certo Sergio Francesco, che aveva il lavoro di quella, aveva lavori di quella deviazione di lava, e quindi due o tre volte sono andato con lui, mi portò lì a vedere questa cosa, e c'era quel pulverente là, questo pulverente che mi presentò questo Seggio, che poi ho saputo che stava là perché chiedeva soldi a Seggio. Lei aveva un'attività di trasporti nel passato? Sì, autotrasporto del Brecciolino, e lì è il fatto. Io poi nell'83, sempre, mi pare era estate, un autista mio mi venne a dire che lo hanno fermato a Piano Tavola e gli hanno chiesto che volevano 1500 lire ogni metro cubo di materiale che passava di là. Vado da Seggio, perché Seggio faceva quel mestiere prima di me, e mi disse adesso ci vediamo cosa posso fare, parlo io con qualcuno, e all'ultimo era questo pulverente Antonino, come si chiama, pulverente Giuseppe, detto Mappassotto, e ci portò a mangiare alla Villa delle Rose, parlò con un Seggio e da allora non l'ho visto più. Senta, Avola Maurizio l'ha conosciuto? No, non lo conosco. Leonardo Giuseppe? No. Pino Razio l'ha conosciuto? Mai. Senta Castelli, lei ha parlato poc'anzi che faceva traffico, che si occupava principalmente della gestione di un lido, mi pare di aver capito. Lui, quando l'ho conosciuto io, il lido Posato. Sì, lei ha detto anche che lui era un alcolizzato. Le risulta se per caso a Castelli Salvatore assumeva sostanze stupefacenti? Senta, si diceva in giro, io non lo so. A me non mi costa, perché davanti a me non l'ha fatto mai. Davanti a lei non l'ha fatto mai? No, e non lo poteva fare perché lui sapeva che io ero contro queste cose. Un'altra domanda. Signor Presidente, volevo dire solo una cosa, se mi permette, due minuti. A proposito di Pattarino, a proposito del collaboratore Pattarino. Pattarino dice che mi vede a me da Mangion, suo padre, non so se si viene padre o no. E io è dal 1974... ho comprato questo distributore di benzina a Lendini, e lo comprai dal padre di Nardo Sebastiano, mi sembra che si chiama. Questo rifornimento era del padre, ce lo gestiva questo figlio, il figlio si ci mangiò tutto e lo vendette, e me lo comprai io questo rifornimento che ho ottenuto fino al 1981 gennaio. Questo batterino che dice che andava Lendini, Augusta e via dicendo, come mai non sa che io ero là a Lendini, che avevo questo distributore? Frequentava, lui dice che i rapporti che frequentava questo Nardo, come mai non sapeva che il Nardo mi aveva venduto questo rifornimento a me? E oltretutto, signor Presidente, era una vita che avevamo noi altri, le stalle a Lendini, era una vita che l'avevamo. A Lendini siamo conosciutissimi perché fornevamo i macellai, fornevamo tutti noi i macellai. Questo batterino mi conosce da suo padre, però non sa che io ho il rifornimento ex Nardo e che avevo le stalle là. Pubblico Ministero, altre domande? Sì, soltanto una. Lei accennava alla morte di suo padre, ai funerali, alle condoglianze che le sono state fatte in quell'occasione dai fratelli Calderone. Suo padre com'è morto? È stato ucciso. In che anno? Nel aprile del 78. Lei non ha cercato di capire come e perché era stato ucciso? Io mi sono fatto la mia convinzione, io non posso essere sicuro. Non è stato mai arrestato né condannato nessuno per questo omicidio di mio padre. Posso avere una convenzione mia?
Ho capito. Certo, non è quella che dicono i pentiti di Pillera, che dice Calderone di Pillera e un altro non so chi, perché con Pillera io, una vita che ci conosciamo da bambini, fino a poco tempo fa siamo stati al carcere assieme, nello stesso carcere, nella stessa cella. Cioè, mi pare di capire che lei si conosce da bambino con molte persone, dico con... Ma io sono catanese, mi reputo catanese perché è dall'età di 2 anni che abito a Catania. Dottore Bertone, sì, mi reputo di adozione catanese. Sì, no. Quindi posso conoscere tutti? Sì. Siccome poc'anzi faceva distinzione di ambienti, dico, lei conosce un sacco di persone da bambino? Conosco un sacco di persone perché mi sento catanese, ecco. Grazie. Prego. Posso andare? Buongiorno. Certamente, buongiorno. Signor Presidente, allora, scusi, sono qui, l'avvocato Minisi, si è sentito istituzione del lavoro di Giorgio. L'imputato Romeo Francesco mi comunica che vuole avvalersi della facoltà di non rispondere. Bene, grazie. Allora, c'è il signor Tuccio in aula. Vogliamo chiamare questo processo separato. Chi sono? Sono? Tuccio Salvatore. È presente? Non lo vedo. Ah, eccolo là. Allora, volevo comunicare che il processo separato contro Tuccio Salvatore era stato fissato per ieri e che ci siamo scordati di chiamarlo. E quindi ho fatto tradurre l'imputato in aula per comunicare che il processo sarà chiamato all'udienza, viene rinviato all'udienza del 17 settembre del 1996 per il prosieguo. Solo questo. Allora sospendiamo, sono fatte le 15 e riprendiamo alle 16.30. Se per il pomeriggio può nominare un altro difensore d'ufficio per gli imputati, certamente io non sarò presente. Va bene, grazie. Grazie. Per la continuazione, guardo, vendeva troppa droga. Secondo me già suona meglio. Già suona meglio. Siano comodi. Signor Longo Alfio, per favore. L'imputato Longo Alfio. Brigadiere, scusi, stanno provvedendo per Longo? Sì,
La scorta dovrebbe accompagnare qui Longo Alfio. Il signore, il maresciallo, per favore, chi è che comanda la scorta? Sono 10 minuti che ho detto si porti qui l'imputato Longo Alfio, signori, cerchiamo di svegliarci. Accomodi, Lon. Si accomodi da questa parte. Buonasera. Intende sottoporsi all'esame, Longo? Sì, sì. Il pubblico ministero può procedere. Signor Longo, che periodi di detenzione ha avuto lei? Come? Quando è stato detenuto, signor Longo? Nella metà dell'85. Dalla metà dell'85 fino a quando? Ma ho preso 5 anni e 2 mesi. Per quale reato? Ho trovato un cambio di che cosa, non lo so, perché non ho saputo nemmeno che cosa c'era di rifruttiva nella mia proprietà. L'ha trovato e l'ha segnalato alle forze dell'ordine? Cosa aveva fatto? No. Allora come fu trovato nella sua... Fu trovato, l'hanno scaricato oggi, siccome io faccio tutti i mercati di Ragusa e Modica degli animali, nella nottata sono partito
per fare il mercato, l'indomani trovo i carabinieri, mi arrestano a me e mio figlio e mi hanno condannato 5 anni a 2 mesi, perché io mi ho collato questa cosa, quella ricattazione a forma che l'ho cattato io. Senta, Pulvidenti Giuseppe, detto il Malpassoto, lei l'ha conosciuto? Per Pompio, io, sì. Quando l'ha conosciuto? Ma lo conosciamo di vicino. Lei sa... ha lavorato anche con mio padre. Da piccolo ha lavorato con la banana, ma di mio padre. Senta, lei sa se il Pulvidenti è stato latitante per un certo periodo? Io gli posso dire una cosa, Pulvidenti lo vedevo spesso, perché io ho una macelleria a Paternò. Il giorno stavo a Paternò, alla sera salivo a Belpasso per dormire. Dalle volte il giorno, o perché andavo in banca o per fare qualcosa, lo vedevo davanti a un bar dove era così, ci incontriamo, ci salutiamo, ci prendiamo un caffè. Lo vedevo spesso prima. Un giorno è successa una cosa, che io sto andando in campagna di mattina per prendere un po' di vino, era il giorno della Befania dell'84. E allora sto entrando ad aprire la dispensa e vedo due o tre macchine sulla strada. Siccome c'avevo premura, sto prendendo un po' di vino e me ne vado. Prima di finire di prendere questo vino, sto sentendo un po' di rumore. Ma faccio? E stai vedendo i carabinieri. Il carabinieri dice, tu scappavo, ci siamo, io non hai visto nulla qua. Basta, non hai visto nulla, hai visto? C'erano 4 bambini che giocavano con un cane, che giocavano con un pallone. Ci siamo allora questi miserite che stanno giocando. No, dicevano uomini grossi, lunghi. Quello ha telefonato all'altro carabinieri, sono arrivati e mi hanno arrestato. A me, Gran Cagnolo, non mi ricordo... Gran Cagnolo. Non ce lo ricordo. E ci hanno arrestato, ci hanno portato alla caserma di Paternò. Ci hanno lasciato tutta la notte là, l'indomani ci hanno portato a Belpasso, mi hanno derogato il pretore e mi hanno mandato a casa. Dopo un paio di mesi, 3 mesi, non mi ricordo il tempo, ci hanno fatto il processo e sono uscito sotto. Sono stato sotto. Senta. Poi il processo per piacere non... Ah no, quella è un'altra cosa. Senta, e furono trovate delle macchine in quell'occasione? Sì. C'erano 3 o 4 macchine, non mi ricordo bene. Siccome io in questa proprietà devo dare delle servitù di passaggio. E non. Va, non è che posso dire di chi è questa macchina, chi è. Dietro la masseria c'è un vivaio che vende dei piante, dei fiori, così. In minuto all'ingrosso le vendi. E allora non mi sono mai interessato a dire sta macchina di chi è o meno. Ma di chi era? Poi l'ha saputo questa macchina o queste macchine di chi fosse? No, non mi ricordo. Si ricorda che quando fu interrogato le dissero che questa macchina apparteneva a Pulvidenti Carmela, moglie del Pulvidenti Giuseppe che lei ha conosciuto? Sì, può essere, dottore. E che si trattava di una Fiat 127 di colore blu col numero di targa che le fu specificato? Mi ricordo che c'era un 112, non mi ricordo delle macchine, ma non mi ricordo proprio la macchina come era combinata, perché guardate un po' di tempo. Senta, il Gran Cagnolo invece quando l'ha conosciuto? In quell'istante proprio, perché prima non lo conoscevo. In quell'occasione l'ho visto. Non lo conosceva prima? Assolutamente. Poi l'ha più rivisto il Gran Cagnolo? Mai. L'ho visto un'altra volta a Torino, quando andavo a questo processo.
Piero Puglisi lo conosce? Io Piero Puglisi l'ho conosciuto a Caltanassetta. Prima l'ho conosciuto nell'86 a Piazza Lanza. L'anno restato c'è stato uno che mi ha detto: questo è il genero del Bappassotto, così. Lui passeggiava, e l'ho guardato così, come dice, questo è il genero. Ma come conosce, l'ho conosciuto proprio a Caltanassetta, perché le guardie ci hanno messo nella stessa cella. Angelo Grazioso lo conosce? Non lo conosco assolutamente, conoscevo suo padre. Quando è stata l'ultima volta che le ha visto il Pulviventi Giuseppe? Proprio quel giorno che dicono che è scappato di là. Ma l'aveva visto allora quel giorno? Assolutamente. L'ha visto o no? No, no, non l'ho visto. Beh, ha risposto proprio quel giorno. E sto dicendo proprio di quel giorno che hanno detto che è scappato di là, che io non l'avevo visto. Scusi, signor Longo. Prego. Io le ho chiesto quando è stata l'ultima volta che ha visto Pulviventi Giuseppe. Lei mi ha risposto proprio quel giorno che l'ha visto. Di quando hanno detto loro che è scappato di là. Ma lei l'ha visto quel giorno o no? Signora, assolutamente. No, non sono Trabocchetti, avvocato, sono. E quindi risponda, quando è stata l'ultima volta che ha visto il Pulviventi Giuseppe? Non mi ricordo di preciso, ci stavi dicendo prima, io lo incontravo sempre. Quella volta lì era l'epifania, mettiamo che quella volta non c'entra, rispetto all'epifania dell'84. Come? Rispetto all'epifania dell'84, quanto tempo prima l'ha visto il Pulviventi Giuseppe? Ci posso dire, un paio di mesi prima, 6 mesi prima, una cosa di genere così. E dove l'ha visto un paio di mesi prima? A Belpasso. A Belpasso dove? Da bar, avanti a bar. Che periodo vediamo? Un paio di mesi prima. Ma 2 mesi, 3 mesi prima. Dell'epifania dell'84, cioè del 6 gennaio del 1984. Nell'83. Angelo Grazioso lo conosce? Non signor. Conosce qualche persona che si chiama Grazioso di cognome? Conoscevo Grazioso Alfio. E chi è? Lo conosciamo a merito perché lui è un macellaio, io sono macellaio pure. E ci incontriamo a macello, ci scambiamo delle cose. Che fratello, grazie il padre. Grazioso Giuseppe lo conosce? Sì. Lo conosco a merito del suo padre, che una volta ci ha venduto dei maiali e abbiamo avuto delle parole. Senta, lei quando fu interrogato dal giudice per le indagini preliminari il 18 dicembre 93 a una domanda precisa rispose: non conosco Grazioso Giuseppe, conosco solo Grazioso Alfio che ho incontrato al macello. Al macello. Sì. Come mai oggi sta dicendo di conoscere il Grazioso Giuseppe? Perché mi ricordo un particolare. Siccome una volta ho venduto dei suini a suo padre, questo Grazioso Alfio, abbiamo avuto dei riscontri per denaro o meno. E visto un'altra volta qua, io non me lo ricordavo, l'ho visto a deporre qua e mi ho ricordato questa persona. Senta, lei fino a quando è stato detenuto forse aveva già risposto. Quando è finito? È stato il 25, il 27 giugno dell'85. Fino a quando è stato detenuto?
ma non mi ricordo, fino all'87, perché poi sono stato in semilibertà. In semilibertà. Sono finito nell'89, una cosa del genere. Senta, lei ha solo la proprietà di cui ha detto, quella del dove entrarono i carabinieri? Come? Lei ha altri terreni, altre case, altri immobili oltre quello dove entrarono i carabinieri? Sì. E dove sono, dove si trovano? Cioè delle case a Belpasso. Dove Belpasso? Cioè case a Belpasso. In che zona di Belpasso? Verso Santa Maria Lugardia, per la strada che si va per Santa Maria Lugardia. Scala di Belpasso cos'è? Contrada Scala di Belpasso c'ha proprietà? La proprietà, Scala, Contrada Scala. Senta, lei ha mai prestato le chiavi di case che lei appartengono o comunque delle campagne che le appartengono ad altri? Come, come? Lei ha prestato le chiavi delle case sue ad altri? Ad altre... Sì, lei? No. No. Le chiavi le tenevo io e un operaio mio. Senta, ma il Gran Cagnolo com'è che si trovava lì quel giorno che entrarono i carabinieri? Ma voi? Gran Cagnolo. Ma dai, hai detto notte e giorno, chi vuole entrare entra, non è che c'è un portone chiuso. Non sono io solo il proprietario là, siamo 50, 40. Io come un condominio. Senta, quando è stato sentito dal GIP, lei su questo episodio aveva detto: conosco Gran Cagnolo Carmelo perché comperava del vino da me che producevo nella proprietà ovessita la masseria di cui prima ho parlato, che è la masseria dove entrarono i carabinieri. Questo vale come contestazione, chiaramente. Oggi sta dicendo di non aver mai conosciuto il Gran Cagnolo e di non sapersi spiegare come mai si trovasse lì in quell'occasione. Ora lo posso dire ora. Quei giorni i carabinieri ci hanno interrogato, dice: lei come conosce questo? Ci vendeva un po' di vino. Cioè, non ho capito, era una cosa, una scusa, che cos'è? Ci hanno interrogato i carabinieri quel giorno, in quel caso hanno interrogato i carabinieri. E ci ho detto, dice questo, dice lei lo conosce. Ci si veramente, se ci stava venendo un poco di vino. Ma io ci sto dicendo che non lo conosco, non l'hai visto mai. Stava venendo un po' di vino. Ma era la era la verità? No, ci ho detto una parola. E allora perché gliel'ha detto ai carabinieri? Come? Che motivo aveva di dire ai carabinieri questo? Ma una scusa per... Se non lo conosceva Gran Cagnolo, che motivo aveva di dire qualcosa che riguardasse il Gran Cagnolo? Ma uno che vede i carabinieri e lo arrestano senza sapere perché lo arrestano, scappano anche delle cose stupide. Ma lei qua aveva precisato pure Gran Cagnolo che era venuto casualmente per comprare del vino, anzi mi ricordo che era arrivato prima di me. Cioè lei si ricorda un particolare? Gran Cagnolo, io l'ho trovato là, a lui solo ho visto là, solo Gran Cagnolo ho visto là. Sì, ma lei qua fornisce un particolare preciso, dice il Gran Cagnolo è arrivato prima di me. Ma prima di me perché io l'ho trovato là. Non è che io sto arrivando, che sai, cioè, stiamo arrivando lì davanti che io ho preso. Io l'ho trovato là. Senta, Claudio Samperi lei lo conosce? Come? Claudio Samperi. No, assolutamente.
Angelo Grazioso? Assolutamente no. Giuseppe Pappalardo? No. Malvagna Filippo? Assolutamente, non l'ho visto. No, non lo conosco, non l'ho visto. Cambria Giovanni? No, no. Nino Cosentino? Sì. Quando l'ha conosciuto? Eravamo nelle chiellassine a Catania, il Piazza Lanza. In che anno? Ma 85-86. C'era lui, eravamo qualche sette nella cella. C'era un certo questo Cosentino, un certo Polisano, un certo Giovanni, si chiamava Giovanni. Ma io ero un 7-8. No. Sì, sì, no, non a me, dice non c'entra niente, non sa neanche cosa c'era dentro. Non sa neanche cosa c'era dentro. In che anno è stato? Nell'85. Pino Razzo lo conosce? Assolutamente. Senta, lei conosce un certo Caffo, ha conosciuto una persona che di cognome si chiama Caffo? Caffo. Mai. Lei è imputato in qualche processo per l'omicidio di... Sì, ma non sai ciò che è chiesto. Non lo conosco. E questo processo si è celebrato oppure... Sta cominciando. Sta cominciando. È imputato da solo per questo processo? No, sono imputato io, a voce cristiana che io non so, non conosco. Ma lei lo sa i nomi di questi suoi coimputati? Come? Li conosce i nomi di questi suoi coimputati? Qualcuno sì, qualcuno no ancora. Perché non lo conosco io. Se le ricorda qualcuno di questi cognomi? Ma uno mi sembra che... D'Agata. D'Agata? Sì, che l'ho conosciuto qua io. L'ha conosciuto qua. Poi? Io non mi ricordo più chi c'è. Un certo uno che si chiama Pippo Curto. Pippo Curto? Leonardi? Leonardi, Leonardo. Lei ha mai conosciuto un certo Ercolano Aldo? Come? Ercolano Aldo l'ha mai conosciuto? Ercole. Ercolano Aldo? No, assolutamente. L'ha sentito nominare? Sì, quasi. È imputato con lei in quel processo? No. So, almeno saccio che no, poi non lo so. Lei ha soprannomi? Sì. Alfio Giam. Alfio Giam. Una persona chiamata Uzzuliddu, lei l'ha conosciuta? Come Uzzuliddu? Uzzuliddu. No. Tutto qui. Conosceva prima, poi si l'ha vista fino a 2-3 mesi prima. Per rifare le domande, mi sono rotto la palla. Signor Longo, io ancora non ho capito una cosa. Che tipo di rapporto c'era tra lei e Pulvirenti Giuseppe? Ma un rapporto così, come tutti i paesani. Lei non ha mai fatto favori a Pulvirenti? E che favori ci ho fatto? Ecco, allora... Ci sa dire un pochettino perché anche Pulvirenti parla di lei, dico tutte queste persone che parlano di lei, Pulvirenti ha fatto delle dichiarazioni nei suoi confronti. E che cosa ha fatto? Ha detto qualche cosa che lei faceva qualche favore, dico,
quantomeno. Che motivo avrebbe avuto Pulvirendi di dirle, di dire tutte queste cose che... Ma io a favore Pulvirendi non ne ho fatto mai. Le non hanno fatto... Ci siamo incontrati così, da paesano, io bello, quello favore ce lo fare io Pulvirendi. Il suo terreno dove si trova esattamente, in quale contrada? Scala, si chiama Scala Palazzolo, contrada Scala Palazzolo. Ecco, poco fa le è stato chiesto altri terreni? Sì. In che... Acqua Rossa. Acqua Rossa. Contrato Acqua Rossa. Va bene, un altro domanda. Avvocato Sambatato. Signor Loro, lei sa di che cosa è imputato in questo processo? Ci vuole da noi, sai, quando mi attaccarono mi disse lei conosce la tizia, conosce a casa, perché sono in Angola? Solo per conoscenza, lei è accusato di associazione per delinquere, si dichiara colpevole o innocente di questo reato che l'hanno commesso? Ma io sono la andiamo via, ne ho rubato, ne ho fatto, ne ho detto, ne ho sciogliato solo a battere. Quanti anni ha, signor? Questa colpevolezza a quale fine? Mi risponda con precisione però, quanti anni ha? Devo compiere 60 anni al 1° ottobre. Da quanto tempo lavora lei? Ma chissà, questo 2 anni come io ero preso a Lucano che ci diceva che avevo 50 anni se vai. Da quanto tempo lavora? Da 50 anni? Ma da 10 anni non come credo più picca come si è trovato. Che lavoro ha fatto? Ma ho fatto l'agricoltore, ho fatto 100 anni un macellaio, ho fatto tante mestieri. Lei ha una macelleria o ha avuto delle macellerie? Oggi non ce l'ho più, l'ho dovuto chiudere per forza. Aveva macellerie lei? Sì, ce ne ho avuto 3. E dove? Una prima per passo. L'accia Paternò e una sant'Agata del Battiato che l'ho tenuto un anno così. Può dire il periodo quando è stata a Paternò nella macelleria? Ma sempre Paternò a parlare che ci fu 100 anni. Il periodo da quando a quando? Ma verso il 62, 63, fino al 90, 91. Mi dico una cosa, quando ha comprato il terreno a Palazzolo, Scala, Contrada di Belpasso, a Paternò? Nel 70. Nel 1970. Quando si reca in questo terreno lei, ci sono altre strade, altre case, altri caseggiati? Dai, oggi c'è un paese, perché oggi, siccome hanno venduto terreno per... per fabbricare, ognuno si ha fatto la sua casa e abita là. Vicino a casa sua, dove c'è la masseria, lei deve dare servitù di passaggio ad altre strade? Sì. Che devo dare servitù di passaggio, una per andare nel vivaio e un'altra devo dare servitù di passaggio al confinante mio proprio. Io la masseria come terreno non ce l'ho, ci posso avere 1000 metri di terreno. Che ce l'ho ricandato tutto. A proposito, una domanda del pubblico mistero, lei ha detto che le chiavi lei aveva un certo Messina. Questo Messina abitava lì e da quando? Ma con me ci sono già 7-8 anni. E da quando ha cominciato a lavorare con lei? Ma di più se non mi ricordo. Ma su per giù dica una data. 74. Ed è stato fino a quando? 74, magari dopo, adesso è 77, 78. 78? 77, 78. È stato fino all'84, 85? Ma magari fino all'87, come sono uscito io di... che sono finito di fare la galera, l'ho mandato via. Mi dico una cosa, questo Messina abitava da solo nella masseria sua o abitava con la famiglia o con altri? No, casa famiglia, c'erano 4 figli che stavano lì. E stavo 8 giorni lì, abitavo là come massaro. Mi dico una cosa, lei ha mai dato ricovero per latitanza o per qualche altro motivo a qualcuno in quella casa? Mai. Prima, l'idea è una casa, è piccolina. Io 40 mesi, 40, facendo un po' la mia cosa, può essere 50 mesi di fabbricare. Poi c'è chi dovevo 4 bambini, che ci aveva fatto 2 camerini, un cane si erano a fare il letto a Castello, non si voleva un cane, era stanza letto c'era. Poi c'è magari voleva mettere qualcuno che dentro, non c'è andato. Mi dico una cosa, può
darsi, come dice qualcuno dei collaboranti, che sia stato portato un altro camion oltre quello per cui lei è stato arrestato? No, e che sia... Sì, da lei. Non può succedere mai, gli dico perché, avvocato. Perché non c'è il posto dove mettere il camion. Sambere dice che è stato portato un camion con carne macellata. Di carne macellata? Sambere, mi perdona che voglio dire questa cosa, ha detto... Non voglio dire delle bugie perché, ma adesso tu fesserei andare sulla cosa. E perché? Io ci dico perché io ho un mestiere, io posso spiegare bene. La carne, quando si sposta, dice che io a rubare una mia carne alla zona industriale a Catania. E giusto giusto dice che viene a buttare le mie. Siccome lei dopo ha fatto il contesame, quando lei, cioè io l'ho chiamata lei, ci si disse che per buttare in camion i cani, ci vogliono delle chelle frigorifere, e neanche la carne è in camion di fabbrica, si scarica un egge. La carne ha bisogno di una certa cosa. E con un danno lei ha fatto il contesame, allora io tu ci ha ripensato e ci ha detto sì, siccome il frigorifero non ce n'ero, l'abbiamo lasciato sul cane. Dice, mano a mano che si vendeva se la portavano. Però Sambiera non è niente che disse su una giacinta in giocarai, che non la lasciavo sul temperale qua. Perché un camion che non può entrare dentro un garage, alla sala sul temperale o sul temperale di meno, lanciavo su un garage. Perché non può entrare un camion? No? Perché non ce n'ho entrate. Entrare ma è un camion speciale o un camion frigorifero? Il camion frigorifero, per natura un frigorifero è incassonato, diverso da tutti gli altri camion. E per entrare ha bisogno un'entrata da 3 metri. E non può essere che la carne macellata l'hanno scaricata, tutta macellata. È scaricata un'abbia nera che diventa tutta schifosa, non so come. Ci vogliono delle poste dove scaricare. Mi dico una cosa, lei ha avuto dei controlli fatti dai carabinieri di Belpasso prima dell'85, prima di essere arrestato per questo camion? Beh, a casa sua? Beh. Nella sua campagna? Ma se lo è, io ci dico una cosa, io fino a 49 anni, una contravvenzione della Madia Municipale non ce l'hai avuto mai. Un attimo, mi ascolta attentamente. Beh. È scattato il 26 novembre 1992 un blitz nel territorio di Belpasso, sono state arrestate 100 persone, cosiddetto aria pulita. Lei ha avuto, mi ascolti, lei ha avuto un controllo fatto dai carabinieri? Assolutamente, niente. Il 5 novembre del 93 è scattato un secondo blitz chiamato Aria Pulita 2. A Belpasso e dintorni lei ha avuto dei controlli fatti? No, nel suo territorio? Assolutamente no. A casa sua? Niente. Lei, siccome devo produrre un documento, nel 1988 ebbe la sorveglianza speciale e uscì un documento che io ora produco alla corte, 10 settembre 88, nel quale esce nulla. Questa sorveglianza speciale poi le venne applicata, le venne revocata? Questa sorveglianza speciale ne avevo 3 anni. Un giorno mi sono recato nell'avvocatessa Palermo e mi ha detto, dice, Longo, che mi deve dare... Va bene, non dica particolare. Che mi deve dare un po' di denaro. Ci sa che serve. Dice, siccome lei non è definitivo per questa sorveglianza, c'è la Cassazione, ci sono, dice, delle leggi che possiamo sfruttare, dice, voglio fare questo. E bene, avvocato. E allora mi hanno lavato la sorveglianza e dice che ero pericoloso, anche la pericolosità. Io non so altra domanda, però annuncio, perché ho già fatto vedere al pubblico ministero che me l'ha siglato qua con un segno sulla frontespizio, con un più, così un per, dei documenti di cui chiedo che venga ammessa la produzione, un certificato penale per cui stiamo parlando, la condotta. Una sentenza del Tribunale di Catania, sezione seconda, che si riferisce a quel fatto per cui il Pubblico Ministero ha fatto molte domande, per me no. Una sentenza della Corte d'Appello di Catania, sezione prima, con allegata annotazione della Corte di Cassazione di definitività irrevocabile il 15 gennaio 87, che si riferisce alla pena irrogata per il camion, per la ricettazione. Una sentenza della Corte di Cassazione di annullamento del decreto della Corte d'Appello di Catania e di rinvio per nuovo giudizio per la sorveglianza. Una deliberazione di parziale accoglimento della Corte di Appello di Catania, sezione seconda, il 12 dicembre 90, con la quale si dichiara cessata la misura della sorveglianza inflitta. Un atto di compravendita rustico di contrada Palazzolo del 72, doppia notte di trascrizione,
è stato di esecuzione della pena inflitta scontata ininterrottamente dall'85 all'89. Pubblico Ministero ha esaminato i documenti? Sì, Presidente. Allora, mi ha avvistato. Mi scusi, conosce lei Gaetano Asero? Sì, è un mio confidante. Dove? Ad Acqua Rossa? Scala, o Scala. Cioè Palazzolo, mi pare. Sì. E lo conosce soltanto per queste ragioni oppure avete avuto altri motivi? No, di... assolutamente. Lei sa... Conoscevo sì. Anche suo padre, vedeva, conoscevo tutto. Lei sa se il Pulvirenti Malpassotto avesse rapporti con Lazzaro? No, sa, c'è il dottore Bottone, non si sa c'è niente. Lei poc'anzi le è stato contestato quello che lei aveva dichiarato in merito alla presenza di Gran Cagnolo Carmelo, ed è stato contestato in relazione a quello che lei ha dichiarato oggi. E lei ha risposto, mi pare di ricordare, che quando le hanno chiesto i carabinieri questa cosa, lei ha risposto nel modo in cui ha risposto. In effetti però queste dichiarazioni che le sono state contestate, lei le ha rese quasi 10 anni dopo, perché le ha rese al pubblico ministero nel 1993, cioè non è che le ha rese o le ha rese soltanto ai carabinieri nella immediatezza del fatto. 10 anni dopo, senza che le veniva chiesto alcunché sull'episodio specifico, le è stata fatta una domanda sul Gran Cagnolo Carmelo. E lei, senza che si parlasse ancora dell'episodio relativo all'irruzione dei carabinieri, ha detto conosco Gran Cagnolo Carmelo perché comprava del vino, e poi ha introdotto lei stesso questo discorso del controllo di Belpasso. Cioè, le voglio dire, lei queste dichiarazioni sul fatto che Gran Cagnolo era presente lì per comprare il vino le ha confermate al magistrato 10 anni dopo, quindi non è che sono dichiarazioni rese nella immediatezza. Scusi, la difesa non capisce però il senso di questo racconto, tra virgolette, è una contestazione così? Sì, sì, è stata fatta al dottore Marino. È una domanda ulteriore, avvocato, perché... è una richiesta, se mi fa finire glielo spiego. No, dico, le ho prodotto una sentenza di assoluzione sul fatto, sviscerarlo ancora non riesco a capire. Avvocato, io non sto, io sto sindacando sulle dichiarazioni, sul fatto abbiamo la sentenza di assoluzione, lei l'ha prodotta e ben per lei. Dico, mi consente però di fare delle domande sulle risposte che l'imputato ha fatto. E il senso della mia domanda e del mio chiarimento è questo. Dico, lei poc'anzi ha detto, io quando i carabinieri mi hanno preso subito ho dato questa risposta. In effetti lei questa risposta, e questo le chiedo il chiarimento, continua a darla 10 anni dopo. 10 anni dopo, quando le viene chiesto di Gran Cagnolo, senza che le viene fatta una domanda sull'episodio del controllo a Belpasso, lei continua a rispondere così. Le chiedo, vale ancora la stessa ragione di poc'anzi? Perché 10 anni dopo le ripete sempre la stessa cosa? Ma io non capisco la contestazione, signor Presidente. Inviti il pubblico ministero a chiarire qual è il mandato. Avvocato, io l'ho chiarito. Se lei non lo comprende non ci posso fare niente. Scusate.
l'imputato. Non sono ammesso a posizioni in questa sede. L'imputato può rispondere se ritiene, non rispondere se non ritiene. Poi il pubblico ministero la considerazione la farà in sede di discussione. La ripetizione della stessa domanda fatta al dottor Marino, alla quale già risponde. Intende rispondere, signor Longo? Mi fa la domanda, sarebbe tanto. Ci rinuncio. C'è altro? Ha dichiarazioni da fare, signor Longo? Può tornare al suo posto. Presidente, noi procediamo con Tomaselli. Sì, sì, dico, ci riserviamo di produrre il verbale nella parte in cui è stato oggetto di contestazione. Non riesco ancora a capire la riserva di produzione di verbale non credo che ci sia. Che cosa, Presidente? Materia di contestazione. Come, Presidente? Non mi pare, non la colgo come materia. Presidente, la colgo come considerazione. No, Presidente. E domanda, scusi, Avvocato Sambatario, richiesta di una spiegazione. Presidente, è legittima. Presidente, mi scusi, Presidente. La contestazione è precisa, era stata già fatta prima. Ha dichiarato qui che non conosceva Gran Cagnolo e che Gran Cagnolo l'ha trovato lì per caso. Quando è stato interrogato invece dal pubblico ministero ha dichiarato che Gran Cagnolo lo conosceva perché gli comprava dei figli. In questi limiti, cioè, c'è anche dell'altro. Precedente. Lo stesso vale per Grazioso Giuseppe, Presidente, lì se l'ha fatta un'altra contestazione. In questi limiti è ammissibile, sì. Cioè, non abbiamo capito, possiamo produrlo per le contestazioni o no? Sì, nei limiti di queste contestazioni, sì. Presidente, mi scusi, successivamente io chiederei... Per riprendere l'ordine alfabetico, salvo che ci siano... Sì, c'è Presidente, nel senso che io chiederei se può essere sentito dopo Tomaselli, mi pare che ormai sia stato chiamato dopo Tomaselli, se può essere sentito Orofino Alfio. Quindi dopo Tomaselli e Coco riprendiamo l'ordine alfabetico. Dopo Tomaselli e Orofino. Sì. Grazie. Vi siete espressi male voi due, però voi avete detto, un attimo, fatemi parlare, voi avete detto, una volta vi ha detto così, nel 94 ha detto così, non avete aggiunto, oggi sta dicendo una cosa perché oggi la dice differente, ho capito che la similitudine l'avete fatto tra le due cose. Signor Presidente, mi scusi, io faccio presente che ancora Rigano Filippo non è stato tradotto, so che in cancelleria hanno sollecitato, se può provvedere cortesemente. Con un segnale perché non si vede firmare, va, perché c'ho più, i documenti offerti dalla difesa di Longo, il pubblico ministero aveva osservazioni sui documenti offerti. No, allora si ammette la produzione. Mi hanno comunicato che Rigano sta arrivando. Questa scuola qua, qualche fatto che io non devo associare.
Sì, dall'imputato Tomaselli Giuseppe, mi pare, vero? Sì, buonasera. Sì. Il pubblico ministero può procedere. Signor Tomaselli, lei... Sono ospitato col Virelli. Signor Tomaselli, che lavoro faceva prima di essere arrestato? Io dal 1963 gestisco un garage al Grattacielo, via Cimarosa. Più vicino al microfono. Quindi fino? Fino a ora. Fino adesso. Cioè lo gestisce ancora tramite i suoi familiari? Sì. Prima di svolgere questa attività, che attività svolgeva? Facevo il marmista. Marmista. Cioè? Lavorava il marmo? Lavoravo il marmo, sì. Ma lo lavorava, diciamo, come privato o alle dipendenze? No, l'ho preso una ditta. La ditta Alfio Lopresti, in via Villa Scabrosa. Cioè zona Picanello, che zona è? No. Che no, zona è? Una zona vicino il... Il Tondicello, forse, della parte. Perché voi mi fate le fotocopie, come i convivi. Lei conosce Santa Paola Benedetto? No. Della famiglia Santa Paola conosce qualche componente? Sì. Chi ci spieghi le ragioni di queste occasioni di frequentazione, se ce ne sono state ovviamente? Sì, conosco Santa Paola, Salvatore. Il fratello di Benedetto? Sì. Conosco lui perché mio genero, insieme al figlio del signor Santa Paola, hanno un laboratorio di odontoecchio assieme. Di conseguenza. Dove ce l'hanno questo laboratorio? In via Vecchia Ognina. Numero? Se mi ricordo bene, 43, 53, non 143 dovrebbe essere. Prego? 143 forse. Non mi ricordo bene. Cioè è nello stesso immobile dove abita Santa... Prego? È nello stesso immobile dove abita Santa Paola Salvatore? Sì, perfettamente, sì. E da quanto tempo hanno questo studio assieme? Dunque, se mi ricordo bene, dal 89 o 90, da premettere che mio genero, insieme alla Oggi Mogli, prima era fidanzata del figlio della Santa Paola, hanno lavorato assieme in un laboratorio odontotecnico, 7-8 anni assieme. Non ho capito, mi scusi. Lei poc'anzi parlava di un laboratorio di odonto tecnico in via Vecchia Ognina 143, sì, che avrebbe suo figlio assieme, suo genero assieme al figlio di Salvatore Santa Paola. Sì. Ora ha introdotto un altro argomento. Lei ha detto che tutti e due i ragazzi, cioè la oggi è la moglie, prima era la fidanzata. Di chi? Del figlio del Santa Paola. Come si chiama il figlio? Nino. Nino, eh? La moglie Grazia. Lavorava insieme a mio genero in un laboratorio di odontotecnica. In un altro laboratorio? In un altro, sì. Ecco, e questo quanto tempo prima ha detto? 7-8 anni prima. Quindi lei ha conosciuto la famiglia Santa Paola solo in occasione di questo, sì, per questo diciamo incontro di lavoro tra suo genero e... Sì, perché una volta ho sposato mio genero, ancora continuavo a lavorare sotto questo laboratorio,
insieme alla fidanzata del Nino Santa Paola. Poi si sono sposati anche loro, quindi sento che erano bravi nel loro mestiere, si è deciso di buon accordo, dico, visto che abbiamo il mestiere in mano, perché non cerchiamo di fare qualcosa insieme? E così con il mio apporto da parte di mio genero abbiamo creato questo laboratorio. Anzi, sono andato personalmente io e il figlio del signor Santa Paola a scegliere i mobili per il laboratorio. Conosce altri componenti della famiglia Santa Paola o Ercolano? Sì, conosco Aldo Ercolano. Aldo Ercolano l'ho conosciuto in funzione che io ho un appartamentino ad Acitrezza, dove ce l'ho da circa 16 anni, dove tempo d'estate mi rego in villeggiatura in questo bivani, che poi è una singola palazzina dove ci sono 13 appartamentini in totale, con un piccolo spiazzo condominiale, eccetera, eccetera. E così, se mi ricordo bene, verso l'87, 88, non mi ricordo bene, si è comprato un mini appartamento nella stessa palazzina il signor Filloramo e sua moglie. Filloramo chi è? Il nome? Filloramo Francesco. E chi è Filloramo Francesco? Filloramo Francesco. Ah, il cognato del signor Salvatore Santa Paola. Cioè, in quanto ha sposato, quale sorella? Prego? E il cognato, in quanto ha sposato, chi? La sorella del signor Salvatore Santa Paola. La sorella, il nome volevo sapere. La sorella Piera. Piera. E una volta che siamo in vacanza lì, che ci conosciamo tutti, naturalmente durante la giornata c'è lo scambio di cortesia di qualche caffè, come si usa in tutti i condomini, penso. E in qualche occasione venivano a trovare la signora Piera e il signor Franco, parenti suoi, i nipoti, e veniva anche qualche volta venuto anche il signor Pippo Ercolano con la moglie, e qualche volta, ripeto, mi infilavano loro a prendere un caffè da loro, o se viceversa la signora Piera e il signor Franco o qualcun altro ancora dei contomeri si trovavano a casa mia e veniva qualcuno a farci visita, io li ospitavo a casa mia, tutto qua. Lei ha avuto rapporti di affari con qualche componente della famiglia Santa Paola? Di affari in che genere, scusi? Prima parliamo di quelli leciti, affari leciti. Io ho fatto sempre affari leciti. Dico, lei ha un'imputazione, quindi mi consente di formulare la domanda in questo modo. Quindi ha avuto affari leciti con qualcuno della famiglia Santa Paola? Con qualcuno della famiglia? Della famiglia Santa Paola? Eh? Ma l'unica cosa che ho fatto, ho comprato
le quote di del Pineta Playa. E perché lei dice che cioè questo Pineta Playa apparteneva alla famiglia Santa Paola? Alla famiglia Santa Paola? Assolutamente. C'era... Siccome io le ho fatto una domanda. Era il parente, il signor Natale De Emanuele. Che è zio sempre del Nino Santa Paola. E che quote e quante ne ha comprate? Un 10%. Un 10%. Scusami. Silenzio in fondo. Quando le ha acquistate queste quote? Quanto? Le ha acquistate. Come periodo? Quando? Periodo. Nel 1990. 1990? 90. E chi erano gli altri soci? C'è Natale De Emanuele, suo fratello. Suo fratello chi? Sebastiano? Sebastiano, il capitano Riolo. Capitano Riolo, poi c'era un medico, poi c'era... Chi era il medico? Chi era il medico? Non mi sto ricordando ora il cognome, dottor Bertone. Poi? Cioè, se mi ricordo bene, eravamo in 7-8 soci. C'era... la moglie del signor Tramontana, un cognato del, cioè la sorella, anzi la sorella del De Emanuele. Poi? Qualcuno si chiama Motta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La figlia del... Aspetta, mi ricordo come si chiama questo. Motta? Non mi sto ricordando in questo momento, dottor Bertone. C'era qualcuno della famiglia Motta? No. Poi entrarono dopo. E lei fin quando ha avuto queste quote? Fino a quanto? Ancora c'è io. C'era qualcuno della famiglia Alcantara? Non so se sto storpiando il cognome. Sì, nella società, ma è stato nel 90, 92, sì, 92 che abbiamo dato la gestione del bar self-service American Bar, cioè per quanto riguarda la ristorazione. A chi? A chi l'avete data? A signora Cantara. Si conosce un certo lei. Un certo? E che rapporto di parentela c'è tra il signor Motta, se ce n'è? Lei lo conosce il signor Motta? L'ho conosciuto in quell'occasione. E c'è un rapporto di parentela tra il signor Motta e il signor Alcantara? O tra il signor Motta e il signor De Emanuele? Sì, con Alcantara sono suocero e genero, in quanto il Motta ha sposato una figlia dell'Alcantara. Ha sposato una figlia del signor Alcantara? Sì. E c'è un rapporto di parentela tra il signor Motta e la famiglia Santa Paola? Credo di no.
E tra il Motta e la famiglia Ercolano? No, penso di no. E no. Tra il Motta e il De Manuele? Sì. E qual è questo rapporto? È perché il De Manuele, cioè l'arca, aspetta, lo faccio, sì, sì. Quando è tornato a fuoco, cioè in quanto l'Alcantara è sposato con una sorella del De Manuele. Quindi il signor Alcantara è sposato con una De Manuele? Sì. La cui figlia ha sposato il signor Motta? Sì. E come si chiama di nome la signora Alcantara? Il nome? Se mi ricordo bene, Mela. Mela. Mela, penso. Mela, Melina. E il... La moglie del signor De Manuele, come si chiama, lo sa? Sto parlando di lei. Ah? La moglie del? Signor De Manuele. Di Mauro è un nome che le viene nel modo? No, non lo so. Non lo so perché non c'era circondazione. E quindi lei stava dicendo che avete dato in gestione il reparto ristorazione, voglio dire il bar ristorante, al signor Alcantara e al signor Motta, oppure formalmente? No, lo gestivano loro in famiglia. E le vicende societarie che lei conosca si sono fermate a questa situazione che ha descritto lei, oppure sono subentrati altri soci che lei sappia? No. Sono rimasti quelli che lei ha indicato adesso. E prima? Cioè prima, dal momento in cui sono entrato io, sì. Quando sono entrato io è entrato questo medico, perché c'è stato qualche socio che se n'è uscito. C'era stato? C'era stato qualcuno dei soci che se n'è uscito. E lei sa chi erano questi soci? No, l'ho visto solo. Le ricorda se c'era qualche figlio di notaio tra questi soci? Figlio di notaio? No, aspetta. No, questo faceva il... questo che se n'è uscito? No, faceva il commercialista. Faceva il commercialista. E c'era comunque, dico, lei ricorda se c'era qualche il figlio di un notaio tra i soci? Se lo ricordo. Francamente no, non mi ricordo. E quindi abbiamo parlato dell'epoca. E in denaro lei quanto ha versato? Quanto ha versato? 30 milioni. 30 milioni. Le ha detto era il 10%, sì. Quindi il totale dovrebbero essere quanto? 300 milioni. 300 milioni. E lei li ha ripresi questi 30 milioni? No, assolutamente. Perché? Perché la gestione era negativa? Mi faccia capire. Prego? Come mai non ha recuperato, cioè non ha partecipato agli utili di questa attività? Ma più non ci sono stati utili, forse è stata utile.